Euro Regione News. Estate 2021 in arrivo, le vacanze, lo sport in relax. Per considerazioni puntuali sulle opportunità, sulle aspettative, sulle speranze da riporre nella prossima stagione estiva, abbiamo sentito il project manager Marino Firmani. Beh, la ripartenza è su due ruote, abbiamo visto il Giro d'Italia, la maglia rosa, e quindi c'è un segnale, un colore positivo che ci fa guardare al futuro in maniera più ottimistica. Questa è la seconda estate che viviamo con le restrizioni nell'ambito del turismo, però abbiamo acquisito la consapevolezza, a differenza della scorsa estate, che stiamo andando verso le riaperture, seppur graduali, ma saranno definitive. Questa consapevolezza deriva dal fatto che il piano vaccinale ha cambiato passo, per cui la somministrazione dei vaccini ci dà delle garanzie, quindi abbiamo uno scenario davanti a noi che ci fa vedere un ritorno alla normalità, una normalità che magari sarà diversa dalla precedente, una normalità che dovrà normalizzare il nostro paese per farlo, per allinearlo all'epoca in cui viviamo. Il nostro pensiero è basato sull'ottimismo, e questo ottimismo è fondato sul Next Generation EU, perché abbiamo visto anche un incremento delle misure a favore del turismo e della cultura. Mi pare che siano 8 i miliardi che sono destinati a questi due settori, che sono integrati l'uno all'altro, e questa somma, una somma importante, una somma impegnativa, che permetterà all'Italia di tornare a essere un paese attrattivo anche da un punto di vista culturale, da un punto di vista turistico. Questi investimenti sono volti al miglioramento delle strutture ricettive e delle strutture dei servizi ricettivi, ma soprattutto a una riqualificazione dell'offerta dei servizi basati sulla sostenibilità ambientale, sull'innovazione, sulla digitalizzazione, che permetteranno quindi alle imprese del settore di tornare a essere competitive. Per cui questo piano di ripresa, piano nazionale di ripresa e di resilienza, è un'opportunità da non perdere per lo sviluppo, per gli investimenti e per le riforme che permetteranno all'Italia di tornare a essere una nazione al vertice del mondo. Il turismo è un fattore cardine dell'economia del nostro paese, rappresenta poco più del 12% del prodotto interno lordo, ma ha un indicatore ancora più importante, che è quello del 14% addirittura dell'occupazione. Il turismo però in questo periodo di pandemia ha manifestato le sue fragilità. Queste fragilità derivano dal frazionamento, che dalle piccole dimensioni degli operatori turistici, che hanno creato una scarsa rappresentatività sui tavoli governativi. Abbiamo ricevuto uno studio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che evidenzia proprio questo aspetto. Addirittura il 64% delle imprese turistiche fatturano meno di 350.000 euro, il 30% tra 350.000 euro e 2 milioni, il 5% sopra i 2 milioni e soltanto lo 0,72% sopra i 10 milioni, per cui c'è un fenomeno di nanismo in questo settore, e questo settore deve trovare delle forme di integrazione per poter essere competitivo in un mercato globale. Il turismo in questo periodo di pandemia ha perso mediamente, è stato uno dei settori più colpiti, e ha perso mediamente il 40% del fatturato. Poi le medie si espandono se le strutture lavorano tutto l'anno, e si riducono solo se hanno lavorato per delle stagioni molto più brevi. Lo sport agonistico è riuscito a sopravvivere durante tutto questo periodo di pandemia, e nella struttura di Bella Italia ha avuto anche la sua ospitalità, perché abbiamo potuto ospitare appunto quelle manifestazioni che rientravano nelle politiche del CONI, erano permesse perché c'era un'attività agonistica. Adesso con la riapertura penso che ci sia l'ottimismo anche da chi pratica lo sport di base.
perché è lo sport di base che alimenta lo sport di vertice. Lo sport di base è rimasto fermo per tanto tempo, adesso con la riapertura delle palestre, con la possibilità di giocare all'aperto e al chiuso, sicuramente lo sport riprenderà quell'ossigeno necessario per poter educare i ragazzi e accompagnarli nella loro crescita. Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia, ma la nostra struttura ospiterà anche diverse attività sportive che sono collegate ai collegiali delle federazioni, ai raduni delle squadre. Abbiamo numerose prenotazioni sia in montagna che al mare del movimento sportivo, che per noi rappresenta quasi il 60% della nostra attività come Bella Italia. Abbiamo creduto nello sviluppo, non ci siamo tirati indietro, abbiamo continuato nella nostra programmazione degli investimenti, impegnando risorse nelle informatizzazioni, nella digitalizzazione, impegnando risorse anche nella formazione delle competenze del personale, ma soprattutto ristrutturando anche gli ambienti ricettivi, le strutture sportive, aggiungendo ulteriori strutture sportive. Abbiamo l'orgoglio di essere cresciuti da un punto di vista qualitativo e da un punto di vista qualitativo, e abbiamo la soddisfazione in un tempo sospeso, perché il tempo della pandemia un tempo sospeso, di avere implementato il mercato internazionale, di avere destagionalizzato le nostre presenze, tanto da rappresentare come presenze addirittura il 5,50% delle presenze della regione Friuli Venezia Giulia. Se noi poi contestualizziamo l'incidenza delle nostre presenze sulle due destinazioni, il mare, cioè il villaggio di Lignano, rappresenta più del 7,5% delle presenze della regione, e la montagna il 10% rispetto alle presenze regionali, per cui riteniamo di essere un modello rappresentativo del nostro territorio e anche un modello che sa guardare al futuro con una visione a lungo raggio. Beh, siamo ottimisti, e a conclusione di questa breve intervista, siamo ottimisti verso il futuro. Stiamo ricevendo numerose prenotazioni sia in montagna che al mare, e vivendo in un'ottica di turismo organizzato, ovviamente queste prenotazioni guardano anche al 2022. Però a queste prenotazioni del turismo organizzato si stanno incrementando molto le prenotazioni delle famiglie, del turismo individuale, che apprezza la nostra destinazione sia a Lignano che a Piani di Luzza come una destinazione di qualità, favoriti anche dalle nuove disposizioni governative, perché non dimentichiamo che il turismo di prossimità è aumentato l'estate scorsa e continuerà in questa progressione anche la prossima estate grazie ai bonus vacanza e grazie anche ai nuovi interventi che sono contestualizzati di più alla montagna e alla città dell'UNESCO, montagna che quest'inverno ha dovuto vedere i suoi impianti chiusi. Quindi siamo fiduciosi, nutriamo la speranza di tornare presto alla normalità, e siamo anche consapevoli del fatto che in questo periodo di sospensione noi come Bella Italia abbiamo lavorato per dare sviluppo alla nostra attività. Per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.